Spadoni, le gare con le lesine sono sempre destinate a lasciare strascichi polemici a fine gara. Dipende come si, quello che si guarda e come si commenta. Oggi non abbiamo subito un tiro in porta, l'arbitro era molto preoccupato di farci pareggiare, era lì con una serie di fischi, ci è riuscito, buon per lui, anche perché quest'anno devo dire che la chiudo con una battuta, come ho detto ai vostri colleghi, ci hanno tolto 10-12 punti, perciò hanno cercato in qualche maniera di dare interesse a un campionato che altrimenti non ce l'ha. Noi comunque lo vinceremo lo stesso, andremo in Serie D e ci toglieremo dai piedi certi personaggi, anche qualche società che per molto molto meno si lamenta e si è lamentata in passato. Perciò la chiudiamo con una battuta, siamo più forti anche di queste situazioni e tra poche giornate festeggeremo questo che ci meritiamo ampiamente, ripeto, con qualche episodio visto meglio, chiamiamolo così, forse potevamo aver già festeggiato, ma non fa niente. Tornando alla gara, Giulio, si poteva chiuderla prima nel primo tempo, poi dopo il secondo tempo avete lasciato forse troppo spazio alla Jesina. Beh, oggi abbiamo affrontato una squadra più forte di quelle che avevamo affrontato nelle ultime gare. Io penso che noi abbiamo fatto una buona gara, loro hanno avuto nel secondo tempo una reazione come era giusto che fosse, perché cercavano chiaramente di raddrizzare la partita, però se non ci fosse stato questo rigore, secondo me inesistente, perché mancava assolutamente la volontarietà e non credo, il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata, perciò tutto sommato potevamo, pur rispettando un avversario sicuramente di spessore diverso dalle ultime squadre affrontate, potevamo portarla in porto lo stesso, però ripeto, va bene lo stesso, dietro nessuno ha fatto il passo da tre punti, una domenica in meno i punti rimangono gli stessi, per il resto ripeto è meglio farci sopra le battute più che il sangue amaro, perché non vale la pena.